C'è una cosa che da oltre un anno non mi spiego dell'andamento del contagio da coronavirus in Italia, il fatto che la Val d'Aosta e la provincia di Bolzano siano sempre, quasi sempre, quelle con i dati peggiori. Mi sembra una cosa strana perché sono zone isolate dalle altre, con scarsa densità abitativa. La Val d'Aosta fa tutta la regione circa 130.000 abitanti, la provincia di Bolzano circa mezzo milione di abitanti, grandi spazi, aria pulita, aria aperta, eppure nel 2020 la Val d'Aosta è stata, se non sbaglio, l'ultima a uscire dalla zona rossa e per mesi è stata quella, per tanti mesi, quella con i dati peggiori di tutti. Adesso in provincia di Bolzano 40 comuni, adesso novembre, dicembre 2021, sono già in zona rossa, quindi una delle situazioni peggiori in Italia. Perché succede? Possiamo dare la colpa ai turisti, possiamo dare la colpa ai tedeschi, agli austriaci che vengono in Italia e ci portano il contagio, ma secondo me è un po' un atteggiamento mentale delle persone che abitano in queste zone. Mi ricordo a marzo 2020 un discorso, una lunga chiacchierata via chat con una persona che pensavo fosse un amico, ma evidentemente non tanto amico, ma non per questo argomento, in cui mi ha fatto tutta una filippica un po' al limite del complottismo. Lui ha un'impresa di Aosta, diceva che lo Stato, la regione avrebbero dovuto lasciarli liberi di lavorare. Eravamo in piena pandemia, proprio marzo 2020, all'inizio del contagio, un'idea folle. Non l'ho più sentito questa persona. Evidentemente ci sono altre persone nella regione che la pensavano come lui e i risultati si sono visti. A Bolzano, in provincia di Bolzano, nelle cittadine, si vede la gente girare senza mascherina e poi li senti nel loro italiano mezzo tedesco che dicono: adesso abbiamo problemi con la stagione sciistica. E certo che avete problemi, perché se non rispettate neanche le più basilari norme, dopo quasi 2 anni non le avete capite, boh, che disastro.